Federico Russo, allora sei tra i protagonisti di questo Blackout. Innanzitutto, sì, quindi raccontiamo di cosa parla questa fiction definita adrenalinica, no? Questo gruppo di persone che resta suo malgrado. Sì, esatto. Esatto, praticamente troviamo una serie di protagonisti e di personaggi che tranquillamente vanno appunto a fare questa settimana bianca, queste vacanze, definiamola così, e poi a causa di una valanga si ritrovano un po' isolati da tutto, senza energia, viveri, senza niente, in più con un po' all'interno tutte quelle dinamiche emotive, insomma, che faranno un po' uscire la verità e il lato oscuro dei personaggi. Ecco, tu interpreti... È vero, io interpreto, scusate, esatto, io interpreto Riccardo Lobianco, il figlio di Giovanni Lobianco, Alessandro Preziosi, e che dire, per descrivere questo personaggio inizialmente si può vedere come il classico, insomma, figlio un po' perfetto, che ha questo amore e questa ammirazione per il padre enorme, dovuto anche al fatto che sono rimasti solamente in tre per il lutto della madre, e quindi troviamo in lui una grande moralità e, insomma, diciamo quei ragazzi che sono diventati adulti presto. E in più poi all'interno, con tutto quello che succede, con tutte le scoperte, le dinamiche, inizierà un po', insomma, a dubitare di questa verità, di questa moralità, perché poi appunto questi lati oscuri che usciranno, specialmente in famiglia, lo metteranno, insomma, un po' a riflettere su tutto quanto. E poi ci avrà anche una sorta di triangolo amoroso, no? Diciamo, sì, è così. Vero, avrà una sorta, sì, là troverà, come si può dire, forse il primo amore di Riccardo. E non so se posso dire già chi sarà, però non forse spoileriamo, però si capisce subito un pochetto. E la fortuna è stata che poi, specialmente per quanto riguarda la parte dei ragazzi, io con Giulio Di Domenico avevo già lavorato fortunatamente, quindi è stato bello riavere un'amica sul set e poi aver conosciuto Riccardo Manera, che ormai è diventato un fratello che stringo con tutto il cuore. Ciao Ricky. Vi ricordiamo in Curon. Sì, in Curon con Giulio. Sì, fa ridere, cioè, che come ha detto mia mamma, tra poco io divento sindaco del Trentino. Faridano, esatto, fare battute. No, esatto, la cosa sempre su in montagna. Esatto, la cosa che dico sempre anche ai miei amici, che come ben sapete, per un romano, poi insomma, no, un po' ambientarsi ai ritmi della montagna non è semplicissimo, però poi dopo, una volta che inizi ad apprezzare il tutto, ami quell'insieme, poi ti manca, fa ridere, ma come tanti, poi che tiene un po' la nostalgia del mare, la nostalgia della montagna, a me è iniziato a mancare. E parlate con uno che non ha mai sciato in vita sua, quindi insomma. Esatto. Oltre a mancarti poi la città, ci sono anche proprio le insidie proprio fisiche della natura. Sì, insomma, è verissimo. Avete girato in mezzo alla neve? Abbiamo girato in mezzo alla neve, no, per niente, calcolando che come sulla neve. Allora, la cosa che farà sempre molto ridere sono queste motoslitte, insomma, che a me fa molto ridere raccontarlo, perché comunque sono dei mezzi molto pesanti, e salirci la prima volta, andare un po' con la neve, insomma, slittare così, faceva molto ridere, perché sembrava come quando guidavi l'SH per la prima volta, che capito, andavi così, poi dopo un po' prendi la mano. È stato fisicamente molto tosta, però credo che, come appunto parlavamo anche con Alessandro, essere stati fisicamente messi alla prova e sotto stress ha portato più verità in quello, insomma, che raccontavamo, perché lo vivevamo proprio a pelle, quindi è stato bello, cioè, perché non capita poi, ripeto, per un romano stare così tanto a contatto con la neve e con quella che è la montagna, quindi... Dopo una fiction, diciamo così, ultimamente focalizzata su detective, poliziotti, sì, esatto, investigatori, eccetera, adesso abbiamo un genere un po' diverso, no? Cioè, sì, esatto, un mystery. A cosa potremmo equipararlo, per far capire il spettatore? A me ricordava qualcosa di Lost anche. Ma sì, sì, è un po' abbandonati, esatto. Posto, l'avventura. Oddio, mi ha fatto una domanda bellissima, non ci ho mai pensato fino adesso a quale serie potesse... Vero, Lost, che stanno un po' isolati... Oddio, ora non mi viene in mente, però sì, diciamo, non è il solito genere, questo assolutamente, cioè ha un po' veramente quella roba un po' da Lost, un po' da Dark, poi magari su alcune cose, insomma, questo buio, questa montagna, cioè anche ci sono delle scene molto particolari al mio personaggio, di questo suo vedere il vuoto, cioè che è molto bello, cioè tante volte si vede che magari si perde su una profondità, capito, vedendo questo vuoto e stando in quei pensieri, in questo silenzio, che ti dà anche un po' quel senso di terrore, vediamola così, un po' di paura che lo porta. Quindi sì, ha tutti questi elementi che stravolgono un po' l'ordinario, e forse questa è la curiosità, no, di vederla in televisione, forse. Però, è questa. Purtroppo in Italia le serie, diciamo, di genere, sì, non attecchiscono. Come mai, secondo te?
È strana questa cosa. Appunto, lo stesso Curon purtroppo è rimasta così. Sì, esatto. Un unicum. Ma guarda, guarda, io credo semplicemente perché bisogna abituare il pubblico. Tutto qua, sempre quello. Io, guardi, ti dico proprio la sincera verità, mi permetto di darti il tuo. Io ho 5 fratelli più piccoli. E quindi ho benissimo davanti agli occhi proprio diversi generi. Poi abbiamo tutti diverse fasce d'età, quindi so benissimo cosa vedono tutto. Cioè, cosa vedono, bene, bene, tutto quanto. E semplicemente bisogna abituarci. Tutto qua, cioè non è, secondo me non ci sono progetti validi o non validi, già che c'è la tenacia, il coraggio di provare, sperimentare, è già una bellissima cosa. Poi il prendere piede, quello ci sarà sicuramente col tempo e con il pubblico che si affeziona, questo. Ecco, a proposito di sperimentazione, che cosa sperimenterai dopo Blackout? Non posso dirlo, però ci vedremo presto, insomma, non posso dire nient'altro. Vabbè, un film, esatto. Una serie, un progetto, definiamo un progetto. Il progetto, quello là tipo la Boris, dice, esatto, la il progetto. Deciderà tutto l'algoritmo, appunto. Esattamente, dove sta? come sempre, va esatto. Bene, e allora... Diamo l'appuntamento. Ci vediamo il 23 gennaio alle 9:15 su Rai 1 con Blackout. Vi aspetto calorosi, mi raccomando. Un bacione. E a quelli un po' più giovani che magari non guardano Rai 1. Su Rayplay. Vedi che è sempre lì. Sempre lì. Yeah. A piattaforma, come a piattaforma per Rayplay. Grazie e complimenti. Grazie, ciao a tutti.